Questo è l'impasto, la pasta già preparata per fare la pitta inclusa. Comunque io uso questa, intanto la farina di grano duro. L'impasto deve risultare abbastanza duro perché nella lavorazione, come si vedrà, non deve risultare appiccicoso. Io dall'impasto, essendo stata conservata da ieri, aggiungendo un po' di farina perché era venuta leggermente morbida e quindi è meglio indurirla un pochino. Come si vede è una pasta molto grassa perché si vede l'olio che fuoriesce. Forse è stato usato una quantità eccessiva di olio, non lo so. Quindi si mette 500-600 g di farina e abbiamo detto 11 litri di olio, 11 litri di acqua, il lievito madre e 100 g di zucchero. Ora la pasta rilavorata è abbastanza dura, forse si potrebbe indurire ancora un po', ma va bene così, si depone in un altro piatto. E poi questa non ho capito, è come la faceva nonna o è come te l'ha passata Gianna? Bisogna avere una. Ma tu a nonna gliela vedevi fa, però non è che te diceva come si facesse. No. Però io mi ricordo che le prime che hai fatto è perché tu gli fregavi la situazione, o sbaglio? Sì, quelle dosi che io ho detto sono quelle di mia cugina Gianna, cioè ce l'ho scritta qui. Abbiamo 5 kg di farina, 1 litro di olio, 1 litro di acqua, la farina di grano duro, 1 litro di vino. Ah, ho dimenticato il vino, infatti, di dirlo prima. Bianco o rosso? Per Rosso, possibilmente buono. esempio, che vino hai usato? È un vino di Cirò, rosso di Cirò. E poi ci va 900 grammi di levato, ovvero di lievito madre. Quindi come base usiamo, che ne so, 500 grammi di farina. Quante Sì. pitta inchiuse te escono? Penso due. Che sarebbe pitta, che sarebbe pizza, cioè dolce a pizza, a forma conclusa, conchiusa.